iniziative. A me tocca, diciamo, il compito di ringraziare a nome della Primo Levi dell'opportunità che ci viene data e di fare qualche riflessione sul rapporto fra la missione di un'istituzione, di un'associazione come la Primo Levi e il portato, l'eredità di una figura come Pippo d'Agata. Come Pippo d'Agata. Quindi l'Università Primo Levi è un'istituzione culturale che ha 30 anni di vita e da 30 anni a Bologna svolge una missione che è quella dell'educazione permanente degli adulti e della promozione sociale e culturale della terza età. Ci tengo molto a sottolineare come negli ultimi anni il titolo della Primo Levi sia passato da Università della Terza Età a Università per l'Educazione Permanente degli Adulti, aderendo quindi a una concezione di stampo, diciamo, nordico, anglosassone, della cosiddetta Long Life Learning o Long Life Education, che obbedisce appunto alla convinzione secondo la quale la istruzione degli adulti deve essere appunto permanente. L'istruzione degli individui maturi, consapevoli, adulti, non termina con il corso degli studi, con la maturità, con la laurea, con quello che è, ma è opportuno che proceda per il resto della vita dell'individuo. E questo perché. Questo si radica nella convinzione che la maturazione del sapere individuale sia un portato, un valore aggiunto per la società nel corso di tutta la vita della persona e costituisca quindi sia come sapere accumulato che come sapere messo in pratica, leggi partecipazione civica, un grosso valore aggiunto per la società nel suo complesso. È quindi con convinzione che io aderisco alla celebrazione di quest'autore, proprio perché mi sembra che nella sua biografia, nelle cose di cui si è occupato, che ha scritto, che ha diretto, che ha sceneggiato, eccetera, eccetera, e nella sua partecipazione concreta, pratica alla vita civile, ci sia quindi un riflesso speculare di questa missione. Un riflesso speculare che, per dirla tutta, io vedo riflesso in un grande secolo della nostra storia europea, che poi è il secolo dell'Illuminismo, per il quale, per le grandi menti dell'Illuminismo, proprio l'educazione permanente era il valore fondamentale di una nuova società. Certo, allora si trattava di insegnare a leggere e scrivere. Oggi non è più solo così, si tratta di mantenere viva l'intelligenza e di apprendere nuove cose, ma soprattutto di tenere presente l'altra indicazione dell'Illuminismo, che è quella della messa in pratica di questi valori. Infatti, gli illuministi fecero questo grande lavoro di accumulazione con l'enciclopedia, però parteciparono attivamente alla vita pubblica sotto tanti aspetti, dal punto di vista giudiziario, dal punto di vista legislativo, dal punto di vista culturale critico, e animarono quindi una tensione verso la trasformazione degli esseri umani in esseri umani adulti, in esseri umani degni di vivere in una società completa. Per quanto riguarda appunto Pippo d'Agata, questo è piuttosto evidente, cioè la figura è talmente ricca di cose, di iniziative, sostanzialmente di capacità di apprendere, di trasformare i propri studi da una disciplina all'altra, di metterli in pratica diventando critico, diventando appunto, come ho detto, scenografo, partecipando al Sindacato Nazionale Scrittori.
scrittori, quindi un uomo con le mani in pasta oltre che con la testa sui libri, quindi tutto meno che un individuo, un intellettuale che vive nella sua torre d'avorio, ma un intellettuale che è ricco intellettuale e che mette in pratica questa sua ricchezza, la trasforma e la mette al servizio della comunità. Questo, a dire il vero, poi fin dall'inizio, fin da Pippo D'Agata giovinetto, quando già primo all'inizio dei suoi studi musicali, eccetera, lui partecipò alla guerra partigiana. Il giovane Pippo D'Agata partecipa alla guerra partigiana, 17enne, in una brigata Matteotti, e tra l'altro uno dei suoi volumi, ne ha scritto più di uno, ecco, diciamo forse quello più noto è I ragazzi del coprifuoco, I ragazzi del coprifuoco, dedicato appunto all'esperienza partigiana, e c'è un po' di ironia a leggere questo titolo oggi, I ragazzi del coprifuoco, perché mi permetto di dirlo, noi oggi viviamo in una situazione in cui il coprifuoco è tornato in auge per motivi che tutti noi sappiamo, quindi c'è questa assonanza ironica. Pippo D'Agata dunque è stato partigiano e scrittore, musicista, batterista, critico d'arte e pittore. Poi si è laureato in medicina, ha fatto il medico come professione privata e poi pubblica, è diventato medico scolastico, è diventato sceneggiatore, sindacalista nel sindacato nazionale degli scrittori, è diventato dirigente RAI, è diventato critico d'arte. È diventato critico d'arte ed è diventato critico musicale per emittenti locali, eccetera. Una personalità quindi che si sposa bene con, da un lato, la missione della Primo Levi. Io francamente mi sentirei di dire sì, questo è quello a cui noi tendiamo, naturalmente, tendiamo, perché come Primo Levi abbiamo un riscontro importante nella cittadinanza e sono tanti, sono migliaia e migliaia le persone di ambi i sessi, soprattutto donne, per tre quarti almeno, che frequentano i corsi della Primo Levi seguendo un arco di offerta formativa che praticamente copre, oso dire, tutto lo scibile. Perché si va dalla critica d'arte, si va dalla medicina, ai laboratori linguistici, ai laboratori artistici veri e propri, cioè si impara a dipingere, a fare scultura, ci sono corsi di yoga, ci sono corsi di perfezionamento, sostanzialmente più di 300 corsi all'anno in materie che coprono praticamente tutto lo scibile umano. Quindi in questo senso credo che noi siamo una cassa di risonanza nei fatti del vecchio ideale enciclopedista illuminista. E per consolidare questa convinzione, per rafforzarla e per suggellarla, prima di dare la parola a chi illustrerà meglio un aspetto relativo all'ambiente delle avanguardie artistiche di cui si occupò Pippo D'Agata, eccetera, vorrei leggere un breve passo proprio di definizione dell'illuminismo dato da Immanuel Kant nel 1784. È una definizione che riassume praticamente quello che io ho detto riguardo al diventare adulti, all'assumere responsabilità, sia dal lato della preparazione professionale, cognitiva e sapienziale, sia dal lato della partecipazione, cioè dell'assunzione di responsabilità pubblica e privata, il diventare adulti. Nel 1784 Immanuel Kant scrive un breve articolo dal titolo Risposta alla domanda che cos'è l'illuminismo e dice: l'illuminismo è l'uscita dell'uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a se stesso. Minorità è l'incapacità di valersi del proprio intelletto senza la guida di un altro. Imputabile a se stesso è questa minorità se la causa di essa non dipende da un difetto di intelligenza, ma dalla mancanza di decisione e di coraggio di far uso del proprio intelletto senza essere guidati da un altro. Sapere aude, abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza. È questo il motto dell'illuminismo.
E conclude, rincarando la dose, la pigrizia e la viltà sono le cause per cui tanta parte degli uomini, dopo che la natura li ha da lungo tempo fatti liberi da direzione estranea, rimangono, ciò non di meno, volentieri per l'intera vita, minorenni, per cui riesce facile agli altri erigersi a loro tutori. Ed è così comodo, dice Kant, essere minorenni. Ecco, la missione di un individuo come Pippo D'Agata si inserisce, a mio parere, in questa linea dell'illuminismo. È comodo essere minorenni. Questa constatazione di Kant la dice lunga su come va la vita, la società. La missione di un individuo come Pippo D'Agata, e modestamente credo appunto come l'Università Primo Levi, fra altre istituzioni, è proprio quello di spronare gli individui a cessare questa comodità pavida, questa comodità ignava, e cercare di superare se stessi cominciando o riprendendo l'istruzione e ponendo questa istruzione al servizio della loro vita pubblica, civile, assumendo la responsabilità di questo. Come introduzione alla nostra partecipazione come Primo Levi a questa celebrazione, penso di concludere dando la parola a una delle nostre docenti, la professoressa Carmen Lorenzetti, che abitualmente tiene corsi di critica teatrale, storia dell'arte contemporanea per i corsisti e le corsiste della Primo Levi. La professoressa Carmen Lorenzetti, che insegna all'Università di Bologna in Accademia, è specializzata in particolare in uno dei temi che interessò anche Pippo D'Agata, cioè la critica d'arte, delle avanguardie e la critica contemporanea. E quindi con piacere che do la parola a Carmen Lorenzetti per illustrare questi aspetti. Grazie. Un momento solo prima dell'intervento della professoressa, perché dobbiamo sanificare i microfoni, la postazione, perché purtroppo questo maledetto virus ci costringe a cambiare ogni volta il microfono e a sanificare la postazione. Quindi sono dovuto tornare, ma è già pronta e quindi facciamo partire la dottoressa Lorenzetti. Buonasera a tutti, grazie all'ambattatore eclettico Eros Drusiani, grazie per la presentazione anche del direttore della Primo Levi, Rinaldo Falcioni, che mi hanno chiesto di partecipare a questa presentazione in omaggio a Giuseppe D'Agata, e sono felice di fare una specie di commento a latere, e cercando di fare un percorso per tre decenni, dagli anni 60 fino alla fine degli anni 80, dicendo quello che era un po' lo spirito dell'arte di quegli anni e anche un po' un assaggio di quello che io faccio a lezione nell'ambito della Primo Levi, un riassunto del riassunto, perché con così poco tempo sarà una cavalcata veloce, però spero che riusciamo lo stesso ad avere una idea di quelli che erano gli anni e l'arte e la cultura di quegli anni. In quegli anni che sono stati soprattutto gli anni 60, degli anni focosi, passionali, in cui la gente aveva voglia di godere, di piacere, e perché si era nel pieno del boom economico e si guardava con ottimismo al futuro e c'era una voglia di far entrare in maniera totale nell'arte la realtà, il comportamento, l'azione, e quindi l'arte degli anni 60 è quella chiamata delle neoavanguardie, che sono una specie di richiamo delle avanguardie d'inizio del Novecento, ma con una nuova dotazione di pensiero, di linguaggio, e proprio il linguaggio è un po'
all'origine di tanti pensieri degli anni 60, perché il linguaggio diventa un qualcosa su cui riflettere, su cui sperimentare, su cui analizzare. Basti pensare alla Nouvelle Vague nel cinema, che si ha tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60. Ma ora bando alle ciance, cerchiamo di andare a tuffarci in quegli anni, che sono gli anni 60, ed iniziamo con la nostra carrellata che illustrerò con delle immagini che spero siano abbastanza un buon commento per quelli che sono stati anche gli anni di fuoco della produzione del nostro protagonista. Allora inizio con l'internazionale situazionista e con Guy Debord, che negli anni 60 scrive La società dello spettacolo, che è una critica feroce dei tempi della televisione. Da una parte la società amava la televisione, si tuffava nella televisione, comprava in tutte le case c'era la televisione, e dall'altra cominciano ad esserci le prime critiche, perché tutto, diceva Guy Debord, diventava schermo, scintillante. Il nuovo potere della televisione veniva così sottolineato. Guy Debord poi è stato anche un compagno di strada dei momenti di fuoco del 68, della rivoluzione giovanile, studentesca e operaia. E questo si può capire perché Guy Debord con Asger Jorn, che hanno fondato l'Internazionale Situazionista, vogliono recuperare tutto ciò che è in questi tempi abbastanza attuale, vogliono recuperare attraverso il concetto della deriva la città, le passeggiate, appropriarsi degli spazi, appropriarsi dei propri tempi e lasciarsi appunto come in una deriva andare nella città, declinare in maniera propria e non commerciale e non pubblicitaria e non di desiderio imposto la propria vita. Constant, all'interno di questa compagine dell'Internazionale situazionista, è un architetto visionario assolutamente forte per quanto riguarda affermazioni di un'architettura fatta dalla gente, per la gente, in cui l'architetto doveva parlare con la società. Addirittura
La pittura e la scultura minimalista. Sul monocromo, ma lo fa in qualche modo con i dati della realtà o i dati della pittura. In questo caso questo monocromo arriccia la tela ed è solamente il supporto protagonista, arricciato, come se fosse solcato da delle onde. Oppure il monocromo è dato da dei cotton fioc, come in questo caso, oppure da delle fibre di vetro, come in quest'altro. Non è più la pittura, ma sono dati di realtà, dati della quotidianità che entrano e giocano con degli stilemi della pittura che sono appunto il monocromo. E ancora di più entra la realtà nella pittura, nella scultura di Piero Manzoni, se così la possiamo ancora chiamare, attraverso la mediazione del corpo. Il corpo è uno dei grandi protagonisti degli anni 60 fino ad oggi, perché il corpo dell'artista nel suo respiro diventa il protagonista. Infatti qui abbiamo Corpo d'aria, che è un palloncino gonfiato con l'aria del fiato di Piero Manzoni, ed è il fiato che diventa protagonista. Cosa c'è di più grande della vita nella nostra esistenza? Oppure questa provocatoria, la merda d'artista, addirittura fino alla fine provocatorio, è sempre un prodotto dell'artista, è un affermarsi che non si disegnano più modelle, le modelle vengono semplicemente firmate da Manzoni. È la verità la vera opera d'arte, la realtà, il corpo. E fino allo zoccolo del mondo, che messo alla rovescia sostiene tutto il mondo, quindi non solo il corpo, non solo la quotidianità, non solo il respiro, ma tutto il mondo diventa opera d'arte. Tant'è che la base è una base magica, ci si può salire sopra come fa Vincenzo Agnetti, e in quel momento diventa opera d'arte. E poi la fotografia degli anni 60, vediamo chi erano i protagonisti. Richard Avedon, fotografo elegantissimo, che fotografa Marilyn Monroe, quindi la star, Sophia Loren, Allen Ginsberg, il poeta della Beat Generation. E Avedon fa un libro di fotografia nel 59 che è introdotto dal grande Truman Capote. Pasolini protagonista dall'americano Avedon, e Irving Penn con Truman Capote, grandissimo scrittore, che viene ritratto in questa posa inconsueta. Naturalmente non poteva mancare il simbolo del momento aureo dell'economia, società e politica americana, oppure uno strambo Salvador Dalì, sempre performer di se stesso. E c'è anche un altro aspetto che poco viene sottolineato, che è diciamo l'altra parte del mondo, quella che di solito
e non viene presentata. Roy de Carava presenta la vita afroamericana di una famiglia e la chiama la dolce carta moschicida della vita. Anche loro, diciamo, gli afroamericani diventano e vogliono diventare protagonisti nella strada, nella famiglia, nella casa, fino a rappresentare non solo le star, ma con Lisette Model gli ultimi, cioè gli ubriaconi fuori da un bar. Oppure Robert Frank, che nel suo incredibile libro The Americans, e con l'introduzione di Jack Kerouac, l'autore del On the Road, rappresenta l'America proprio come se fa un viaggio negli Stati Uniti e presenta assolutamente quella che era l'America degli anni tra il 50 e il 60. America positiva, ma America anche che lotta sotto il simbolo della bandiera per la propria affermazione, che usa i media, e ci sono bianchi e neri in questi autobus, che fa vedere le caffetterie con il cibo tipico, le motociclette che naturalmente sono il simbolo del rombare su e attraversare i grandi territori dell'America. Oppure il jukebox, un qualcosa di cui probabilmente i giovani non sanno neanche l'esistenza, ma che invece era il simbolo dell'America, che gioiva, ballava, sentiva le canzoni, sentiva i Beatles o naturalmente tanti altri protagonisti della canzone degli anni 60. E c'è anche la rappresentazione del diverso, come Diane Arbus, che rappresenta queste gemelle conturbanti e perturbanti, o i gay, i travestiti, la comunità LGBT negli anni 60. Sono gli anni dei diritti civili, sono gli anni in cui gli artisti rappresentano con grande verità questa società in via ribollente di trasformazione. E poi c'erano i nouveau réalistes, che facevano delle macchine inutili che si autodistruggevano, come Tinguely, oppure Christo e Jean-Claude. Christo e Jean-Claude sono molto conosciuti perché hanno impacchettato monumenti fino alle montagne rocciose incredibili. Ma allora, negli anni 60, si usciva dalle gallerie e si occupavano le strade, i negozi, eccetera. Quindi qui, con i barili di petrolio, e quindi c'era contestazione, occupano una strada di Parigi. Oppure Daniel Sperry parla delle cene, quindi i resti delle cene, dei pranzi, addirittura con i mozziconi delle sigarette, viene presentato incollato in una tavola che simula una tavola da pranzo, e viene messa in verticale con la sedia su cui sussiste il resto del cibo. E tra questi c'era anche Yves Klein, che fa questo finto... questo finto volo, che è noto per aver fatto questo International Blue Plane, ed è un artista con cui nasce, come con Piero Manzoni, erano della stessa età e tutte e due moriranno a 30 anni, nasce l'arte concettuale in Europa. E anche lui, come Piero Manzoni, fa le antropometrie in una performance. Le modelle andavano nude, andavano ad appoggiarsi su uno strato blu, e poi la loro impronta rimaneva, vedete queste strane figure, sono le impronte dei corpi delle modelle. Non si dipinge più con la mano, è importante l'impronta, e in questo c'è un nuovo linguaggio dell'arte. E poi c'è la pop art nota a tutti, con le sue bottigliette di Coca-Cola di Andy Warhol, che prende in prestito il linguaggio, perché c'era un gran rimescolamento dei linguaggi, prende in prestito la serigrafia e fa una pittura che non è pittura, che è riproduzione. E infatti Andy Warhol diceva: io voglio essere una macchina. Voleva rappresentare, come se fosse un semplice filtro, la società, ciò che la gente voleva, la Coca-Cola, le Campbell Soup dei supermercati, l'innamoramento per gli idoli come Marilyn Monroe, ma nello stesso tempo anche quello che avveniva nei tabloid, nei giornali, nei telegiornali. Quindi qui c'è la sedia elettrica, che viene in maniera così iterata ripetuta in varie...
e in vari riquadri che ripetono in maniera ossessiva e compulsiva la stessa immagine di morte lucida e distaccata. Oppure c'era Lichtenstein tra i pop che rappresentava i fumetti per adulti come in questo caso con una tecnica molto raffinata. Oppure invece che i fumetti c'erano proprio i cartelloni pubblicitari con Rosenkist o Wesselmann che rappresentava un interno dove fa vedere la Coca-Cola, la birra e nello stesso tempo un Mondrian e i nudi con questo fare da cartellonistica o George Segal che in maniera conturbante fa i calchi delle persone tutte in bianco e il cinema era un grande protagonista di quegli anni, viene rappresentato con questa specie di tableau vivant. E poi abbiamo gli italiani anche loro prendono marchi, oggetti che potevano ritrovare nella vita di tutti i giorni, nei giornali eccetera, ma lo fanno con un fare più pittorico e meno pulito degli americani. E quello che diceva Tano Festa, sì, anche noi prendiamo della nostra realtà, ma quello che noi abbiamo come realtà sono i musei più che i grandi magazzini e i supermercati, e così rappresenta la grande Odalisca oppure Michelangelo o Franco Angeli che rappresenta la lupa. Questa era la nostra pop realtà. E poi Concetto Pozzati, che è anche ospite della rivista L'Orto di D'Agata, è una diciamo nota bolognese. Oppure Pino Pascali che tratta la pop e l'arte povera. L'happening, entrare nella realtà significava anche rendere protagonisti o gli attori che compievano delle azioni oppure anche gli spettatori che venivano chiamati a compiere delle azioni. Vedete qui in questa parte dovevano seguire delle istruzioni come in questo caso gli spettatori devono attraversare queste copertoni messi in un cortile e quindi si produceva esperienza, si produceva vita e gli spettatori per la prima volta negli anni 60 diventano anche loro protagonisti. Protagonisti come il junk food di Oldenburg, gigantesco, come la soft toilet sempre di Oldenburg. Fluxus, ancora una volta, Fluxus attraverso i suoi artisti rende protagoniste i gesti quotidiani della vita di tutti i giorni, la musica diventa qualcosa che viene insomma declassata da quello che è il classico. Alison Knowles per esempio diventa direttrice di una musica per giornali e Nam June Paik dice io penso e faccio arte con la mia testa e fa questo zen forehead. Kubota in maniera femminista fa una pittura per vagina. E poi c'è il situazionismo viennese, sempre anni 60, in cui si compivano delle manifestazioni purificatorie, come vedete qui, con sangue d'animali. E il minimalismo. Il minimalismo era l'azzeramento di tutto ciò che era successo prima per andare nella elementarità dei segni, come in questo monumento a Tatlin con i neon, e tutto diventava qualcosa che poteva essere percepito fenomenologicamente dallo spettatore e lo spettatore ci camminava intorno, quindi diventava protagonista di un'esperienza e con questo pavimento in realtà non c'è più il supporto e ciò è molto importante perché l'opera condivide lo stesso spazio dello spettatore. E le forme sono elementari, il più semplice possibile, democratiche, senza una connotazione di gerarchia interna, ma seguono una dopo l'altra, cioè come andare all'origine del linguaggio dell'arte e alla sua semplificazione. Così con Sol Lewitt. Importante è stato Joseph Beuys negli anni 60, e dice come spiegare la pittura nelle premorte. A proposito di Primo Levi, Joseph Beuys è stato un grande amante della didattica, conversazioni, tavole, come spiegare la pittura nelle premorte, come dire spieghiamo agli animali. Questo è per la purezza dell'America, vista come
America selvaggia in maniera provocatoria, in una performance in cui per la prima volta lui va negli Stati Uniti, e poi La rivoluzione siamo noi, cioè nel 72 dice che si deve prendere in mano la vita, l'arte e la politica, ed è il fondatore di una nuova università alternativa e del Partito dei Verdi in Germania. L'arte povera, del tutto italiana, invece che dipingere i cavalli sono veri, come Giannis Kunnellis, invece che essere aulica la scultura si confronta con gli stracci, qualcosa che è povero, che è usurato, che fa parte della vita di tutti i giorni, e Penone con la realtà degli alberi. Metz con l'idea originaria dell'abitare, dell'essere protetto all'originarietà della arcaica dell'abitare, e Boetti con quelle che sono le mappe che lui faceva fare a delle donne afghane. Quindi c'è con l'arte povera un ritorno all'arcaico, all'originarietà, alla naturalità e alla rappresentazione quasi primigenia della volontà dell'arte e di carattere anche democratico. L'arte concettuale si ragiona su se stessa attraverso quello che è il proprio linguaggio iconico oppure verbale, attraverso la definizione della sedia come vocabolario con Joseph Kossuth. Antiforma si oppone alla rigidità del minimal, e il feltro può essere disposto in 20.000 maniere diverse per la sua morbidezza. È l'artista è protagonista e fa gettare, che questi sono i risultati di qualcosa di effimero, come appunto il gettare, o dell'appendere del quadro che diventa qualcosa di conturbante, come in Evanescence. La Land Art esce dalle gallerie e fa delle opere immense di centinaia di metri, come nella famosa Spiral Jetty di Smithson, e l'uomo si trova a combattere o a misurarsi con la natura, come in questo caso, oppure creare un campo di parafulmini dove tutta la natura diventa protagonista. I parafulmini su queste istanze naturali. Postmoderno. Il postmoderno viene dagli Stati Uniti, da questi due architetti che si accorgono che il linguaggio della natura è in qualche modo ridecorato da quello della pubblicità, dei segni e della città moderna. Quindi in realtà non c'è più uno spazio naturale, ma c'è uno spazio contrassegnato fortemente e di cui le città naturalmente sono una specie di cartina di tornasole, e quindi tutto diventa, può diventare segno, può diventare protagonista. E l'architettura postmoderna è un'architettura che prende da tutto, dal passato, dalla natura, e il proprio codice linguistico, in questo caso dai quadri. Vedete, questo resort è un resort con i cigni e delle grandi conchiglie, questo ovviamente perché stava sul mare, e quindi c'è il figurativo nell'architettura, oppure tutto come in un grande pastiche può entrare ed essere utilizzato nell'ambito dell'architettura. Un arco trionfale, un arco architravato, e questa è una specie di manifesto, Piazza d'Italia, New Orleans, negli Stati Uniti, di Charles Moore, di quello che è il pastiche postmoderno. Ma noi abbiamo in Italia anche Alessandro Mendini con questa Proust Chair, con questi puntini che sembrano, da una parte riprende lo stile Settecento, dall'altra il puntinismo dell'Ottocento, del post-impressionismo, quindi c'è un mescolamento di stili. Cinzia Ruggeri, grande fashion designer, fa questo omaggio a Lévi-Strauss, che lo scrittore dei Tristi Tropici aveva fatto un'analisi di quella che erano le civiltà dell'America Latina, e qui vediamo delle specie di ziggurat maya in questo meraviglioso vestito di Ruggeri. La videoarte è importante negli anni 60 e 70, come le nuove tecnologie. Era il periodo in cui Marshall McLuhan scriveva La sposa meccanica, che non era altro che la televisione, e Pike usa il video in maniera assolutamente
creativa e con il design, con inserti, e per lui la televisione è l'opera d'arte del XX secolo. Bill Viola è un altro grande videoartista che gioca con i ralenti e con gli elementi base dell'uomo, terra, acqua, ferro e aria. E la performance e il piacere, Karlin Schneemann in questa specie di grande orgia e Meet Joy, da una parte è Gioia della carne del 64, anche questo è molto femminista, Yoko Ono è un simbolo di resistenza, la moglie di John Lennon si fa tagliare dal pubblico il vestito ma resiste, non si muove, è una statua di sale, verrà portata via dalla buon costume durante questa performance. Abramovic gioca con la resistenza e qui siamo nella settimana della performance di Bologna, a cui probabilmente alcuni di voi hanno assistito, dove Abramovic e Ulay fanno da porta per chi entrava nella Galleria d'Arte Moderna, creando un senso quasi di oltraggio al pudore. Vito Acconci si trasforma in donna con questa conversione. La transavanguardia la conosciamo, c'è il ritorno negli anni Ottanta della pittura, della scultura, dell'ambiente, dell'ambientazione. Vedete questa scultura ambiente di Mimmo Paladino e questa idea di ambientare attraverso la pittura proprio tutta una stanza. Ed infine terminiamo con Jeff Koons e Cicciolina, e lui che si autorappresenta, lui conosceva benissimo l'arte, i suoi codici che cominciano ad essere codici di carattere provocatorio, esattamente come nei media, nella televisione, nello spettacolo, e si rappresenta così con un codice da 700, lui e Cicciolina. Poi la storia finirà male, ma lui è uno degli artisti più pagati al mondo, fino, e qui concludiamo, con Damien Hirst, che usa questo codice dello spettacolare e rappresenta la morte attraverso questo squalo in formalina, intitolato The Physical, la impossibilità fisica di pensare alla morte per qualsiasi essere vivente. Siamo arrivati agli anni 90 e quindi qui vi lascio con questa cavalcata più che veloce e quasi disperata. Spero di rivedervi alla Primo Levi. Grazie alla professoressa Carmen Lorenzetti per questo excursus sull'arte degli anni 50, 60, 70 fino al 90, che era il periodo poi che interessava tanto Pippo D'Agata. E adesso entriamo in un altro argomento, sempre che riguarda l'arte oltre che la letteratura, perché Giuseppe D'Agata è stato il direttore di una rivista, L'Orto, che era la nipotina di una rivista che era stata pubblicata negli anni 30, e di questa rivista, di cui io facevo parte come redazione, c'era un piccolo gruppo di persone che collaborava, e oggi abbiamo qui Franco Foschi, che oltre a essere un medico che lo accomunava a Giuseppe D'Agata, il direttore, era anche lui redattore nonché animatore di questa rivista, e di questa rivista, L'Orto Moderno, diciamo così, ci parlerà adesso. A te la parola, Franco. Grazie Eros, e comunque tu sei il vero Deus ex machina di queste giornate, quindi ti volevo ringraziare per avermi chiamato, però è altrettanto vero che ero proprio con te all'inizio di questa buffa, un po' stramba avventura che avemmo con Giuseppe e alcuni altri collaboratori, amici e collaboratori, che Giuseppe volle riunire per costruire questo gioco serio, lo definirei così. L'editore Silvio Vecchietti, molto versato nel mondo dell'arte e dell'antiquariato, produceva riviste del settore molto importante, cercò Giuseppe D'Agata non a caso. Giuseppe ha lavorato per anni nel mondo dell'arte. Vorrei ricordare solo due cose fondamentali che riguardano la sua competenza in questo settore, e cioè il fatto che per anni fu critico d'arte ufficiale dell'Unità, quindi con una competenza anche di studioso molto elevata,
e per una delle sue iniziative più importanti, che riguarda una famosissima mostra che venne fatta nel dopoguerra, che si chiamava Arte e Resistenza in Europa, che venne presentata con clamore, oserei dire, in Italia, a Bologna e a Torino, Arte e Resistenza, che lui personalmente curò assieme ad altri grandi operatori del settore culturale di quegli anni, come Trombadori e altri fortissimi conoscitori d'arte, facendo da liaison tra la cultura italiana e la cultura russa. Lui ebbe parecchie possibilità di scambi culturali con la Russia, cosa che in quegli anni era piuttosto... Grazie mille. Non era di grande facilità coltivare questa relazione con i paesi sovietici. Bene, lui ci volle, grazie appunto al supporto tecnico e anche emotivo di Silvio Vecchietti, l'editore, ci dedicammo alla costruzione di questa splendida, oserei dire, per cultori del bello, permettetemi questa digressione anche un po' verso me stesso, perché devo dire che una rivista al giorno d'oggi, anche al giorno di allora, attorno agli anni 2000, quando cominciamo a farla, lasciava tutti un po' perplessi, perché fare una rivista di arte e letteratura. Il background viene lontano, il milieu culturale ci chiama agli anni 30 del secolo passato, quando un parente dello stesso editore Silvio Vecchietti produsse, il commediografo Dusi, produsse i primi numeri di questa rivista, e a Vecchietti è venuta la voglia, il desiderio e così lo schiribizzo di provare a ripeterla. D'Agata è stato per noi un grande collante, perché era quello che in quegli anni dirigeva, era il presidente dell'Associazione Scrittori, e fu proprio in quella sede lì, erano anni un po' più vivaci della tiepidezza culturale attuale, per cui l'Associazione Scrittori era vivace, produceva moltissime cose in città e anche a livello televisivo, facevamo tante cose, per cui fu lì che D'Agata, fu all'interno dell'associazione, che cercò dei sodali, dei collaboratori per dedicarsi a questo impegno. L'Orto è stata una rivista, mi piace dire, di una anarchia ben organizzata, di un'allegra anarchia, perché ci trovavamo a casa i cinque redattori iniziali, ci trovavamo a casa dell'editore Vecchietti, una bellissima villa sulle colline bolognesi, dove prima di tutto si faceva tarallucci e vino, e poi in maniera del tutto irregolare ma assolutamente seria e divertente. Credo che questo E vada messo in corsivo e sottolineato, perché si facevano con grande allegria cose molto serie. Fare una rivista di letteratura e arte comportava un impegno da parte dei redattori, e secondo me sono belli gli aneddoti, i racconti, è inutile farsi un attento discrimine sul valore artistico, culturale della rivista, ma secondo me è molto importante anche la parte aneddotica. Per cui noi ci mettevamo attorno a questo enorme tavolo con tutta una serie di disegni, perché sia Silvio Vecchietti, che è un collezionista oltre che un grande conoscitore d'arte, che il professore Frasnedi, che faceva parte della redazione appunto dell'arte figurativa, portavano tantissimo materiale. Anche Giuseppe era stato amico di tantissimi autori contemporanei, per cui ci si poteva facilmente confrontare sulle immagini che volevamo portare. E questo confronto era fantastico, devo dire la verità, eravamo tutti molto liberi. Quando dico allegra anarchia nell'agire, era veramente un discorso fattuale, non solo così teorico. Infatti ognuno diceva quello che pensava con grande libertà, e poteva esserci anche il contrasto con dire, beh, questo però...
quest'autore non possiamo lasciarlo fuori dalla rivista, ci ha dato un disegno gratis, così bello, così è, e l'altro dice ma come bello, fa schifo, per cui si amplificava il dibattito, la discussione in maniera sempre piccante, oserei dire. Non c'è stata una volta nei lunghi anni in cui abbiamo prodotto, perché fate un po' di conti, 2 numeri all'anno, sono usciti 10 numeri, in cui abbiamo prodotto questa rivista, non c'è una volta in cui non mi sia divertito come un pazzo. Arte e letteratura assieme fanno parte di entrambe, di il vero, la vera base culturale di Giuseppe. Non ha mai mollato nessuna di queste due passioni, assieme alla passione politica, perché non a caso è stato redattore e critico d'arte per l'Unità, e per lunghi anni ha fatto grandi viaggi tra l'Italia e la Russia per tramandare la cultura russa a noi e viceversa. Io so per esempio che è grazie al suo aiuto che molti autori italiani sono stati tradotti in Russia. Comunque, al di là di questo, lui ha sempre voluto mantenere le sue competenze senza rinunciare a niente. Se una cosa mi piace, diceva, non vedo perché devo rinunciarci. Il super specialismo non faceva parte della sua mentalità, era un uomo aperto, attento, poteva avere una qualche sfumatura di illusione in qualcuna delle sue passioni, ma non poteva rinunciarci perché era la sua, come dicevo prima, un'anarchia bene organizzata. Sta di fatto che nell'Orto abbiamo dei disegni di, oserei dire, la maggior parte dei maestri, dei ritenuti maestri del disegno e della grafica di quegli anni. Ma non solo, Silvio Vecchietti come collezionista aveva anche la possibilità, essendo poi il proprietario e deus ex machina della rivista, di accedere alla sua propria collezione, per cui abbiamo pubblicato, mi ricordo una volta, 2 disegni di Baudelaire. Non so chi poteva permettersi cose di questo genere. È chiaro, una rivista è una rivista che ha avuto un suo specifico e che ha mantenuto sempre uguale in tutti i 10 numeri che l'hanno caratterizzata. Se possiamo dire, ci siamo divertiti un sacco, abbiamo chiacchierato un sacco, abbiamo bevuto, abbiamo mangiato, abbiamo ritagliato pezzettini, proprio lavorando come degli amanuensi di qualche secolo fa, però abbiamo sempre ottenuto dal nostro lavoro il massimo della soddisfazione. L'unico forse piccolo rammarico che avevamo già allora, con la difficoltà di distribuire la nostra rivista in giro per l'Italia, e che c'è forse rimasto un po' come tarlo nel nostro giudizio personale nei confronti di questa rivista, è di aver avuto non troppa possibilità di promuoverla, produrla in giro per l'Italia, di farla conoscere, perché noi l'abbiamo molto amata e abbiamo molto creduto in questo. La parte letteraria, secondo me, aveva la stessa importanza di quella figurativa, perché non possiamo dimenticare che, al di là delle collaborazioni abituali che avevano i 5-6 redattori iniziali, c'erano anche ospiti importantissimi, così come la grafica, anche per la parte letteraria. Ho detto simpatica anarchia perché possiamo pubblicare, dopo una lunga conversazione, 2 disegni, 2 bellissimi schizzi di Charles Baudelaire, e il numero dopo abbiamo pubblicato 2 tavole inedite di Bonvi. Ecco, secondo me questo piccolo esempio racconta più di 1000 diapositive, fotografie, più di 1000 letture, più di 1000 analisi critiche che si possono fare per un oggetto come questo. La dice lunga, ecco, su che tipo di persone eravamo, che cosa cercavamo e soprattutto quanto ci siamo divertiti. Io di tutto questo devo essere ferocemente grato a Giuseppe D'Agata, perché è lui che ci ha individuato quelle 5-6 persone all'interno dell'associazione che potevano, secondo lui, dare criterio e costruttività al lavoro sulla rivista, e poi è quella che me lo ha fatto conoscere, approfondire. Noi dopo abbiamo avuto storie personali e umane, grazie all'Orto, profondissime. Quindi non solo per me è una rivista dal punto di vista formale e intellettuale, culturale di grandissimo livello,
ma lo è anche dal punto di vista emotivo, che poi è, credo sia anche la parte più importante che l'amico Drusiani ha voluto riservare a me. Quindi è una, questa rivista non si trova, è chiaro, è rimasto un importante riscontro per tutti noi che l'abbiamo fatta, forse per qualche individuo, qualche essere umano, qualche amante della cultura, ma non quella paludata, non quella rigida e distaccata, ma quella pimpante, vivace. E al di là di questo posso dire che se ho avuto la fortuna, la possibilità e la fortuna di conoscere Giuseppe D'Agata come personaggio di spicco, anche se non voglio fare della geografia, perché tutti noi sappiamo benissimo anche i difetti che aveva Giuseppe, posso dire che grazie all'Orto, che è stata una rivista speciale, non lo sarà stata per tanti, ma per quei pochi che l'hanno apprezzata sicuramente sì, me in primis. Beh, a questo punto la seconda giornata è finita. Ringrazio Franco Foschi per questo ricordo personale di Giuseppe e per questa rivista che ci ha fatto conoscere e divertire e che ad aprirla oggi ancora ha questo sapore di, lasciatemela dire questa parola, di anarchia intellettuale e profuma di libertà. E questa è una gran bella cosa. Ringrazio tutti quelli che hanno permesso questa trasmissione in streaming. Abbiamo avuto qualche problema, forse abbiamo cercato di risolverli come meglio sapevamo e potevamo fare. Ringrazio quindi ancora il Comune di Bologna, la Fondazione del Monte, l'Università Primo Levi. E poi un rimando: sabato prossimo dall'Oratorio San Filippo Neri ci sarà uno spettacolo sulla vita di Giuseppe D'Agata, scritto da me e da Franco Foschi, che avete appena sentito, e credo che valga la pena per conoscere più intimamente chi era questo signore, Giuseppe D'Agata. Mi stanno dicendo che devo dire delle altre cose. Non sto sentendo niente, ma siamo in diretta, dovete perdonarvi. Dove lo vedete? Ah, giusto, se state vedendo questa cosa qui lo sapete già. Per quelli che invece lo devono sapere, ricordatevi sempre il sito www.ornoteatro.it. Da lì si clicca e si va automaticamente. Grazie, scusate se ho fatto qualche errore, e comunque l'avevo fatto con il cuore. Ciao Pippo.